Dopo i due murales già realizzati lo scorso anno, continua a prendere forma il sogno dell'associazione Piccoli Gruppi Sacri con il suo presidente Michele Spena di creare un museo a cielo aperto che possa raccontare la Settimana Santa e ciò che fa parte della tradizione locale tutti i giorni e non soltanto in corrispondenza delle festività pasquali, semplicemente attraversando una strada cittadina. In via Rosso di San Secondo, infatti, le mani esperte dell'artista Mirko Cavallotto si mettono all'opera per realizzare un nuovo murales che verrà inaugurato in presenza del vescovo il 29 settembre e per l'occasione ci saranno anche le due varie Ricerde, l'Addolorata e la Sacra Urna a cui si ispira l'opera. Abbiamo iniziato con questi due splendidi murales con Mirko Cavallotto e dall'anno scorso è nata questa idea, dico, ma perché questa strada non la facciamo diventare una sorta di museo a cielo aperto? E allora l'amministrazione comunale ha sposato questa idea congerendoci diciamo, gli spazi in questa via che è caratterizzata da questa pietra di Sabucina che caratterizza anche la storia di questa città. Ci sono questi quadrati naturali che possiamo considerare come delle pareti di un museo, quindi un museo a cielo aperto. Siamo in via Rosso di San Secondo, quindi lo scrittore Niceno che ha reso anche famosa questa città. E se vogliamo anche utilizzare una metafora, potremmo dire pure Rosso di San Secondo racconta la Settimana Santa a colori. Saranno i colori degli spray, delle bombolette spray di Mirko Cavallotto, anche di qualche suo amico, qualche lavoro sarà fatto a mani e penso che nel giro di circa 2 anni probabilmente questa strada sarà piena di momenti diciamo, artistici che racconteranno la Settimana Santa. In questo anno mi è piaciuto da morire vedere qua spesso dei nonni fermi con i propri nipotini che spiegavano un po' con la loro interpretazione anche i murales. Fare questi murales è anche questo, è anche cercare di avere un ruolo pedagogico in città. E ripeto, ringrazio Salvatore Taschetti che ha saputo interpretare questa nostra logica. L'idea del dolore di una madre, che è il titolo del murales e che può essere interpretato non soltanto secondo l'aspetto religioso, ma anche in generale, come la sofferenza provata da una donna nel perdere il proprio figlio e non solo, verrà estesa ad un evento voluto dall'amministrazione, un concerto di 3 bande musicali cittadine il 2 ottobre alle 20 in cattedrale. Perché la destagionalizzazione è importante, ma è soprattutto la cosa più importante è cercare di allungare il più possibile i riti, proprio perché è la manifestazione più importante in assoluto di Caltanissetta. Ma lo facciamo il giorno 29 settembre perché è la giornata del nostro santo patrono che purtroppo anche quest'anno non si potrà svolgere la processione. Per cui, sempre per gli effetti legati alla pandemia, per cui in questo momento noi siamo assolutamente accanto ai nostri cittadini, ai nostri fedeli, per cui vogliamo dare un attimo di riflessione e anche il concerto bandistico che si terrà è una forma di rispetto nei confronti degli operatori della Settimana Santa e delle processioni che sono rimasti per 2 anni completamente fermi. Per cui a questo punto io ringrazio Michele Spena per le idee che ha avuto, noi lavoriamo veramente tutti insieme per rilanciare la nostra città.